Buongiorno ragazzi, benvenuti dall'anti-youtuber preferito da tutti voi, almeno lo spero, sì, perché lo youtuber nella maggior parte dei casi è l'interista o il tifoso che non ce l'ha fatta. Allora, mercato nel vivo, finalmente c'è l'opportunità di acquistare e vendere, adesso ci vuole solo la volontà. E si parla di uno scambio politano, perché sì, dal punto di vista tecnico politano, che a me piace, non dispiace, di certo non è una pedina fondamentale per lo scacchiere di Conte, per il gioco di Conte, mentre che sì, sarebbe nettamente meglio di Gagliardini e di Vesino, che da 2 anni, Gagliardini soprattutto, rubano lo stipendio all'Inter. Però, quindi Manuel, tu cosa ne pensi di questo scambio? La mia risposta è assolutamente no. A me già mi rode che dobbiamo condividere lo stadio con quelli, già mi rode che si fanno progetti futuri di un nuovo stadio con quelli, già mi rode condividere la stessa città con quelli. Non vi permettete a riniziare con queste trattative, scambi, amicizie e poi si ritornano ai derby 0-0 e 1-1 senza rivalità e con i biscottoni. Non vi permettete a trattare con il Milan. Poi, se li dobbiamo truffare, truffiamoli. Che significa? Gli diamo Vesino, loro ci danno un Romagnoli, loro ci danno un Donnarumma. Come facevano? Perché noi, loro a noi ci truffavano. Coco per Seedorf, nonostante Seedorf, chi è vero tifoso dell'Inter, vedeva che faceva benissima all'Inter, aveva azzeccato solo 2-3 partite. Loro ci truffavano. Se dobbiamo truffarli, ok, facciamo finta di volerli bene dal punto di vista societario e di trattarci insieme. Ma fare degli scambi, Politano, che è comunque un buon giocatore, non è un pacco, non è una suola, e comunque ha dato quello che doveva dare e che gli si chiedeva l'anno scorso, non ci sto. Quindi basta, non iniziate proprio a trattare con il Milan. Se volete prendere Donnarumma, un portiere che ti garantisce 15 anni ad alto livello, ok, possiamo iniziare a trattare, gli diamo un pacco, gli facciamo un bel pacchetto, gli diamo a Samoa, gli diamo D'Ambrosio, che io sono interista, gli voglio bene, però giustamente è quasi trentenne, se non è già trentenne, perché è dell'88. Gli diamo Vesino, gli diamo Gagliardini. Ok, giocatori che comunque vogliono bene all'Inter, a cui siamo affezionati, però con l'Inter c'entrano poco e niente. Allora sì, possiamo iniziare a scambiare, ma che dobbiamo dare un giocatore che comunque, a prescindere dallo schema di Conte, è un buon giocatore, io non ci sto. Già, ripeto, mi rode condividere lo stadio con quelli là, però lo devo accettare, perché comunque una decisione è stata presa prima della mia nascita, quindi giustamente sono nato con Inter e Milan a San Siro, quindi giustamente sono abituato a vedere una cosa del genere. Però, per favore, nonostante siete di Milano, nonostante abbiamo bisogno di un centrocampista, non è che stiamo comprando Beckenbauer. Quindi Inter e Milan, fosse per me, non si guarderebbero minimamente in faccia. Se siete d'accordo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci serve un centrocampista, ma ricordo a tutti che ci serve un giocatore forte di fascia sinistra. Pollice su se vi è piaciuto il video. Se non la pensate come me o avete qualche altra teoria, mi commentate qui sotto. Ciao ragazzi, forza Inter!